No, il peso delle critiche credo che sia sopravvalutato qui a Roma. C'è un ambiente sicuramente caldo, particolare, ma io sono arrivato a 33 anni, fino a pochi anni fa, fino a poco tempo fa, sai, finisce la partita, ti guardi il sito e quell'altro sito, e la pagella di uno, la pagella di un altro, e apri tutti i giornali e senti la radio. E questo ti può contagiare. Ci sono giocatori magari più giovani che lo fanno. Se tu non lo fai, noi dobbiamo solo ringraziare di vivere in questo ambiente che tante volte viene portato quasi ad esempio come un ambiente difficile, può essere preso anche come un alibi da parte nostra. Noi qui usciamo di casa, nessuno ci insulta, nessuno ci tocca, si vive tranquilli, ci mancherebbe, dico anche, però non c'è questo ambiente focoso che non puoi uscire a mangiare una pizza o a fare una passeggiata, quindi è tutto in quello che poi siete anche voi, senza offese. Quello che gira intorno al nostro ambiente, ma basterebbe almeno noi 23, 24, 25 non leggere, non sentire niente per vivere molto più sereni. Almeno questa è stata la mia esperienza personale. Una partita come hai detto tu, completamente diversa. Può essere positivo per un certo verso, ma è negativo se lo vedi al contrario, no? Non possiamo alternare così tanto le prestazioni. Poi i risultati possono essere anche, sai, dopo Firenze non ero così. Non ero dispiaciuto come dopo Torino o come dopo Cagliari, che avevamo portato via un punto. Insomma, le squadre che vincono il campionato in Italia sono molto più costanti di noi, e quindi, siccome noi vogliamo provare a sognare, provare a dare fastidio a quelle che vincono, a quella che vince il campionato sempre, dobbiamo essere più costanti, più compatti, più squadre.